vi stiamo raccontando quello che è un luogo della memoria, ovvero il Museo Ebraico di Fondi. Come questo luogo, prima parlavamo con Anna Fa di luoghi parlanti, si inserisce nella memoria cittadina? Allora, insieme agli interventi e alle azioni progettuali mirate di cui abbiamo parlato prima, che hanno interessato nel corso degli ultimi decenni gli spazi e i locali abitativi del cosiddetto quartiere della Giudea, con l'istituzione del Museo del Medioevo Ebraico è stato definito finalmente un luogo per la conservazione della memoria e per la raccolta di ogni cimelio di vita e di lavoro quotidiani, rintracciati, catalogati e ordinati attraverso l'attività congiunta della popolazione, dei ricercatori e di molti storici e degli operatori museali, ovviamente. Essere riusciti a definire il museo come un'istituzione permanente inserita nei percorsi dei poli museali regionali e nazionali ha permesso di aumentare la consapevolezza della nostra popolazione sull'importanza di tutela delle diversità culturali che rendono ricca la forma di una città. Quindi il primo rammendo ad una memoria che si fa viva ed efficace perché elimina significati inconsci delle parole che acquistano a volte per abitudine un accento di separazione e di stigma ghettizzante. Diciamo. Oggi dunque il museo viene percepito come un evidente luogo centrale della città del quale andare fieri, un museo attivo.